Buon pomeriggio a tutti, io sono Don Denis San Gerardo, membro del Consiglio Generale della Società dei Pallottini e anche direttore dell'Istituto Pallotti, no? Qui di Roma. Vi ringrazio per la vostra partecipazione in questo evento dell'Istituto Pallotti. Oggi, in questo pomeriggio di formazione, no? Il programma formativo dell'Istituto Pallotti. Per questo semestre, oggi è con noi Monsignor Giulio Endi Acamini, che ci parlerà sulla universalità dell'apostolato palottino nell'enciclica Fratelli Tutti. Prima di cominciare la nostra conferenza, il nostro incontro oggi, facciamo una preghiera, chiediamo al Signore sempre la luce dello Spirito Santo, che possiamo, come famiglia palottina, incontrarci per sviluppare e conoscere di più il nostro carisma e allo stesso tempo che possiamo produrre frutti di apostolato e di carità. Bene, iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo l'intercessione della Madonna, la Madonna Regina degli Apostoli. Ave Maria, piena di E grazia, il grazie, Signore è con Signore, te. con te, Tu sei sei benedetta benedetta fra fra le le donne donne, e benedetto è il benedetto frutto il del tuo frutto del seno, tuo Gesù. seno, Gesù. Santa Santa Maria, Madre di Maria, Dio, Madre di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso e adesso nell'ora e della nell'ora nostra della morte. nostra Amen. San Vincenzo Pallotti, prega per noi. No, Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. I beati martiri palottini, pregate per pregate noi. per noi. Beata Elisabetta Sanna, prega per noi. Prega per noi. Bene, in questo pomeriggio è con noi, con molta gioia, Monsignor Giulio Endi Acamini, che parlerà farà una conferenza, no? Un incontro formativo sulla enciclica Fratelli Tutti. Monsignor Giulio Endi Acamini, membro della società, della famiglia Palottina, brasiliano, è dalla provincia San Paolo Apostolo, è entrato nel seminario della nostra società a Londrina, in Brasile, dove ha completato i suoi studi presso il seminario minore San Vincenzo Pallotti e ha compiuto il noviziato nel 1979 presso il seminario a Cornelio Procopio. Oggi, in questo seminario, oggi è il noviziato internazionale per il continente sudamericano. La sua prima consacrazione nella società ha fatto 8 dicembre 1980. Monsignor Giulio Endi Acamini è laureato in filosofia e teologia. È stato ordinato sacerdote nel 1988 e licenziato e dottorato in teologia sistematica presso la Pontificia Università Gregoriana. Come sacerdote palottino, ha servito come vicario parrocchiale, parroco, rettore del seminario maggiore, direttore del periodo introduttorio per la provincia Regina Apostolorum qui in Italia e anche il suo ultimo compito nella provincia di San Paolo è stato come rettore provinciale. Nel 2011 è stato chiamato al servizio vescovile dal Papa Benedetto XVI e come vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di San Paolo e nominato da Papa Francesco come arcivescovo di Sorocaba in Brasile. Questa è la biografia di Monsignor Giulio. Adesso invito il Padre Generale a fare un saluto a Monsignor Giulio e aprire questo nostro pomeriggio di formazione nell'Istituto Pallotti. Padre Giacobbe, prego. Caro Monsignor Giulio, cari fratelli e sorelle della nostra famiglia palottina, per noi un giorno di grande gioia,
trattando questo tema dell'universalità dell'apostolato pallottino, seguendo l'enciclica Fratelli Tutti. E più di questo anche una grande gioia per noi, perché abbiamo tra noi il nostro, diciamo, carissimo Monsignor Giulio Camin, molto conosciuto a tutti noi. Personalmente ho lavorato con Giulio nel Secretariato di Formazione. E ciò che vorrei dire, Monsignor Giulio è un vero pallottino, con grande amore per il nostro santo fondatore. Allora, non dico tante cose. Il nostro Monsignor Giulio, un caro confratello, un caro vescovo nostro. E allora, ascoltiamo la Monsignor Giulio. Grazie, padre Jacob. Monsignor Giulio, lei deve scendere la sua camera. Prego. Sta ligando. È accesa. È accesa? Sì. Io... Sì, Denilson, in effetti c'è qualche problema perché il suo video non compare. No, la mia camera è accesa. Io mi vedo. Ma noi non ti vediamo, non so perché. Cosa è successo? Vediamo. Possiamo sentirlo. Sì, ma non ti vediamo, Giulio. Non so per quale motivo. Prima ti vedevamo, adesso non riusciamo a vederti. Beh, è strano. Per me è visibile. Ti chiederei gentilmente di uscire e rientrare nuovamente, se possibile. Va bene, cominciamo. Grazie. Vediamo. In quanto... Sì. In quanto Monsignor Giulio si prepara nuovamente... Non sta rispondendo, fischiato. Quanto Monsignor Giulio sta si preparando nuovamente per rientrare qui, noi possiamo presentarvi un po' il programma dell'Istituto Pallotti per questo semestre. Non sono diversi incontri, ogni mese dell'anno abbiamo un incontro, no, dell'Istituto Pallotti. Nel prossimo 18 marzo abbiamo un incontro formativo sulla persona di San Giuseppe, no? Patrono della Chiesa Universale, e San Vincenzo Pallotti. Forse questo è un aspetto della nostra spiritualità pallottina che oggi, specialmente dopo la lettera di Papa Francesco, Patris Corde, noi siamo invitati a conoscere di più la persona di San Giuseppe, che è stata, no, molto importante per San Vincenzo Pallotti. Al prossimo mese questo incontro formativo sarà con questa tematica, no, su San Giuseppe. Dopo, nel mese di aprile, 21 aprile, noi abbiamo il giorno, no, della nascita di San Vincenzo Pallotti, 21 aprile, e avremo una conferenza con la signora Rosa Colucci e padre Don Valdeci de Almeida. Valdeci ha scritto due articoli sulla rivista Apostolato Universale sulla famiglia di San Vincenzo Pallotti. Ossia, nel giorno della nascita di San Vincenzo Pallotti, noi vogliamo presentare un tema formativo sulla famiglia di Pallotti e anche il tema sulla famiglia in questo anno della famiglia Amoris Laetitia, che Papa Francesco ci ha chiamato a svolgere. Nel mese di maggio sempre ricordiamo della Madonna, il tema dell'incontro formativo sarà su Maria, Regina degli Apostoli, discepola missionaria.
questa tematica sarà svolta da Don Frank Donio, dagli Stati Uniti, e anche direttore dell'Apostolate Center lì a Washington. E a giugno, ricordiamo sempre il mese dell'Eucaristia, no? La festa di Corpus Domini. E questo giorno, 10 giugno, Monsignor Bruno Ateba, vescovo in Camerun, lui farà una conferenza sulla forza missionaria dell'Eucaristia in San Vincenzo Palotti. Bene, questo è il programma, no? Che abbiamo per l'Istituto Palotti in questo tempo, in questo primo semestre di 2021. Va bene? Bene, oggi anche... Abbiamo Giulio, noi... eh? Già, ce l'abbiamo? Sì. Bene. Già passo la parola a Monsignor Giulio, ma vorrei anche dire che ci siamo qui in diversi traduttori. Ogni partecipante può scegliere la lingua che vuole sentire la conferenza. In questa piattaforma Zoom sotto c'è lì Interpretation, no? Può scegliere la lingua. Abbiamo la traduzione italiano-portoghese da Padre Antonio Mosinho, dall'italiano tedesco Suor Maria Landisberger, dall'italiano spagnolo Padre Don Ruben Fur, dall'italiano polacco Padre Don Pietro e dall'italiano francese Padre Romualdo e dall'italiano inglese Suor Rini. Ogni partecipante può scegliere la lingua che desidera ascoltare questo nostro incontro, la conferenza. Monsignor Giulio, grazie per essere con noi. Prego, agora con lei. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei salutare a tutti i partecipanti a questo incontro. Un saluto speciale a Padre Nilsson, confratello della provincia, ma anche consultore generale e direttore dell'Istituto Palotti, di San Vincenzo Palotti. Salutare in modo speciale anche Padre Giacobbe, che è il nostro rettore provinciale, e ringraziare anche il lavoro dei traduttori. So che questo non è un lavoro facile. Vi chiedo scusa se il mio italiano sia un po' arrugginito, perché ogni volta più lontano dalla bocca e anche dal cuore e dalla mente, ma spero di non mortificare molto a voi con il mio italiano. Ma comunque, per essere più pratico, io leggerò la conferenza preparata, il testo sarà dopo distribuito, sarà disponibilizzato a tutti, spero di poter... Ringrazio l'invito, né, a partecipare a questo incontro di formazione palottina. È sempre un'occasione per approfondire anche certi temi dalla prospettiva palottina, dal nostro fondatore. Il tema della nostra conferenza è questa: l'Università dell'Apostolato Palottino dell'enciclica Fratelli Tutti. È un compito difficile parlare dell'enciclica Fratelli Tutti. Mi ritirerò molto soddisfatto se sarò riuscito a motivare chi mi ascolta a cercare di stabilire con questo testo, documento straordinario, un contatto personale. Abbiamo bisogno di conoscere a fondo questo documento e perciò il mero ascolto potrebbe non essere sufficiente. Anche perché le interpretazioni possono essere corrette o sbagliate, fedeli al contenuto o fuorvianti. Mi è capitato recentemente di sentire molte interpretazioni non solo sbagliate, ma anche consapevolmente ingannevoli. Il miglior antidoto per questo rischio e leggere personalmente il documento. Così io non ho nessuna intenzione di
Yes, di sostituire al testo, è importante leggere il documento. Da parte mia vorrei, per iniziare, attirare la vostra attenzione sul fatto che oggi siamo costretti e abbiamo anche la grazia di fare questo incontro attraverso una piattaforma virtuale. Se questo ci offre un segno positivo di vicinanza, questa necessità ti rende anche consapevoli, non di meno, le difficoltà particolari del nostro tempo, della pandemia. Anche questo dovrebbe risultare in un appello urgente e insistente alla vera fratellanza, fratelli tutti. Un virus così piccolo ha posto fine alla nostra illusione di sicurezza e di potere su tutto. Inoltre, le diverse risposte contraddittorie fornite in diversi paesi sono segni evidenti della nostra incapacità di agire insieme, in comunione, in collaborazione. Malgrado se siamo iperconnessi, vediamo come non siamo riusciti nemmeno a raggiungere il consenso su questioni minime per combattere la pandemia. Non so come in Europa, in Asia, in Africa, ma qui in Brasile non siamo riusciti nemmeno a raggiungere consensi riguardo al modo di combattere la pandemia. Abbiamo difficoltà anche di stabilire comportamenti minimi, no, per combattere la pandemia. Abbiamo più che mai bisogno della fratelli tutti, cioè abbiamo bisogno dell'amicizia sociale, fraternità universale, abbiamo bisogno della cultura del dialogo per la pace sociale, abbiamo bisogno di una politica migliore, abbiamo bisogno dell'inclusione degli emarginati, abbiamo bisogno dell'opzione per i poveri, abbiamo bisogno delle religioni al servizio della fraternità nel mondo. Per dare una chiave di lettura a tutti i fratelli e sorelle, ricordo quello che Paolotti ha detto sulla memoria pratica quotidiana. E con questa memoria pratica quotidiana propongo alcune modifiche per leggere il documento. Nelle varie circostanze della giornata, prima di iniziare le nostre attività, dovremmo riflettere su di esse e sulle intenzioni della mente santissima del nostro Signore Gesù Cristo, su quali sarebbero gli affetti del suo cuore divino. Quindi, se parliamo, dobbiamo considerare quali parole di umiltà, mitezza, carità, pazienza direbbe il nostro Signore Gesù Cristo e quali considerazioni metterebbe nelle sue santissime parole affinché sia così anche per noi, né più né meno. La memoria pratica quotidiana ha questo scopo di sempre pensare a come, quali sarebbero i sentimenti, le parole e le azioni di Gesù Cristo. Così propongo di leggere insieme la Fratelli Tutti, alla luce di questa domanda: quali sarebbero stati i pensieri, le intenzioni, i sentimenti, i propositi e le azioni di San Vincenzo Paolotti se egli avesse potuto leggere la Fratelli Tutti? Leggiamo la Fratelli Tutti insieme con il nostro fondatore, cerchiamo di immaginare quali sarebbero i suoi sentimenti, i suoi pensieri, quali sarebbero le sue parole, la sua predicazione e quali sarebbero le sue azioni alla luce della Fratelli Tutti. Sono tre passi. Primo passo, quali sarebbero i sentimenti, no? Del nostro fondatore, così definisco questa prima parte come
l'angoscia, la tristezza in un cuore universale. Il Pallotti avrebbe probabilmente avvertito immediatamente nel suo cuore, così aperto, universalista, e davanti ai segni di chiusura del mondo attuale, un sussulto. Il mondo odierno mostra seri segni di regressione. Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato qualcosa dalle due guerre mondiali e dai loro fallimenti. Abbiamo avuto l'impressione che il mondo si dirigesse lentamente verso varie forme di integrazione, collaborazione tra i paesi, ma quello che vediamo oggi sono piuttosto seri segni di un ritorno all'indietro. Risorgono nazionalismi chiusi, si riaccendono conflitti che sembravano superati e ideologie mascherate di una presunta difesa degli interessi nazionali. Non c'è solo la rinascita di vecchi conflitti. Nuove forme di esclusione emergono nel mondo. La globalizzazione ci rende prossimi, come mai. Tuttavia, non ci rende fratelli. L'avanzata del globalismo favorisce i più forti che possono proteggersi, ma dissolve l'identità dei più poveri e fragili. Un altro segno che contraddice il cuore universale del nostro fondatore è la polarizzazione politica. Polarizzazione politica è un fenomeno e anche una strategia. Si adopera la strategia di esacerbare per negare all'altro il diritto di esistere, non solo di parlare, ma anche di esistere. Si ridicolarizzano gli altri insinuando falsi sospetti sul nemico. La polarizzazione manipola le cause giuste per superare, per vincere l'avversario, rendendo impossibile raccogliere i frammenti di verità, i valori presenti negli altri. La polarizzazione impoverisce la nostra società e la riduce alla prepotenza del più forte. Essa si serve della squalifica degli altri e manipola il dibattito per alimentare un'atmosfera di opposizione e discordia. Una grande preoccupazione si insinuerebbe senz'altro nel cuore universale del nostro fondatore rispetto alla crescente cultura dello scarto. È una vera cultura dello scarto. Certe parti dell'umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza limiti. Molte persone non sono più viste nella loro dignità come un valore da rispettare. Sono viste invece come un peso per la società, molto costoso per i sistemi sanitari pubblici, come una minaccia all'autonomia personale, come vite non funzionali e non funzionanti. Sono i poveri, i disabili, gli anziani, i feti indesiderati. Sono persone che ancora non servono, sono le persone che non sono ancora persone, sono gli anencefali, i feti non desiderati. Come afferma Nietzsche, filosofo dello scarto, che di chi non serve, in antitesi netta rispetto a San Vincenzo Pallotti. Faccio una citazione di questo filosofo. E questo filosofo è geniale, non perché siamo d'accordo con lui, ma è geniale nel senso che esprime in modo evidente la cultura che noi viviamo. Lui ha scritto nel suo libro L'Anticristo, sentite quello che lui ha scritto: la compassione intralcia in blocco la legge dello sviluppo
che è una legge della selezione. Essa conserva ciò che è maturo per il tramonto. La compassione cristiana oppone resistenza a favore dei diseredati e dei condannati dalla vita, grazie alla quantità dei mal riusciti di ogni specie che essa mantiene in vita. Dà alla vita stessa un aspetto fosco e problematico. Nulla è più malsano in mezzo alla nostra malsana umanità della compassione cristiana. Il motto della cultura dello scarto è questo: l'uomo si indebolisce con la compassione cristiana. Questa è la mentalità che noi sentiamo ogni volta più forte. Vediamo come una società dove gli ammalati, gli anziani e i non nati non hanno posto, non è una società umana, è una società disumana, crudele. La comunità internazionale è riuscita a raggiungere molti accordi per porre fine alla schiavitù. Purtroppo la radice della schiavitù non è stata rimossa. La concezione che una persona umana possa essere trattata come un oggetto. Faccio degli esempi per evitare di restare su un piano generico. Per esempio, la ricerca sugli embrioni umani per la cura di malattie, il traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale o per la vendita di organi umani. Possiamo immaginare il tormento che provocherebbe in Palotti oggi la crescita della mentalità xenofoba. In realtà, io penso che la xenofobia sia un termine impreciso. Perché? Io ho vissuto in Europa, a Roma, no? Ho viaggiato in diversi paesi. In quanto straniero, io sono stato bene, trattato molto bene, accolto bene in Europa, Africa, Medio Oriente. I turisti sono ben accolti, gli studenti sono ben accolti, gli uomini d'affari sono ben accolti. Le vittime della xenofobia non sono escluse perché stranieri, ma perché poveri, miserabili, sfruttati dai commercianti di carne umana. Il modo con cui vengono trattati i rifugiati mostra che essi non sono considerati umani, non sono preziosi. Certamente Palotti non si farebbe illusione per quanto riguarda il progresso tecnologico della comunicazione. Noi siamo iperconnessi, ma nel mondo digitale questo non è garanzia di una unità tra le persone e i popoli, di una fraternità universale. Quale sarebbe, per esempio, la reazione del Palotti riguardo ai movimenti digitali di odio? L'odio digitale rivela il contrario di quello che voleva il Palotti: associare le persone per il bene dell'umanità, soprattutto della loro salvezza. Ebbene, il movimento di odio digitale è un'associazione di persone contro un nemico per la sua distruzione. Così abbondano forme insolite di aggressività senza pudore, di insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a demolire la figura dell'altro con una sfrenatezza che non potrebbe esistere nel contatto corpo a corpo, perché finiremmo per distruggerci tutti a vicenda. L'aggressività sociale trova nei dispositivi mobili e nei computer uno spazio di diffusione senza uguali. Qui in Brasile abbiamo una polemica riguardo alla campagna della fraternità, no? Io ho ricevuto commenti aggressivi, ostili,
pieni di rabbia e di odio. È impressionante come le persone esprimono senza freni l'ostilità e l'odio. Devo saltare un po'. Passiamo al secondo punto. Io ho delle altre cose da dire, ma il testo seguirà e voi potete dopo completare anche quello che espongo. Chiedo ai traduttori che passiamo al secondo punto. Quali sarebbero le parole del Palotti per il mondo chiuso e diviso? Così chiuso e diviso. Quali sarebbero le sue parole, la sua predicazione? Palotti è stato un grande predicatore. È stato grande perché ha vissuto il Vangelo e perché ha pregato ciò che ha vissuto. Pertanto vedrebbe come una consolazione la possibilità di stimolare i suoi fratelli con una riflessione sulla parabola del buon samaritano. Metto in risalto quelli che immagino sarebbero i punti salienti di una tale riflessione. Gesù dice che c'era un uomo ferito, steso a terra, vittima dei ladroni. Molti gli passarono accanto, ma non si fermarono. Erano persone con ruoli importanti nella società, ma non sono stati in grado di offrirgli qualche minuto per prendersi cura del ferito o almeno per cercare aiuto. Uno si fermò, gli offrì vicinanza, lo curò con le sue mani, tirò fuori anche dei soldi e se ne prese cura. Soprattutto gli ha dato qualcosa che in questo mondo frettoloso facciamo fatica a dare. Lui ha dato il suo proprio tempo. Certamente quest'uomo aveva i suoi piani per quel giorno, ma è riuscito a mettere tutto da parte e ha ritenuto l'altro degno del suo tempo. Dobbiamo riconoscere la tentazione di perdere interesse per gli altri, soprattutto i più fragili. Ci abituiamo a guardare dall'altra parte, passando oltre, ignorando il prossimo ferito, almeno fino a quando non possiamo più fare a meno di notarlo e di preoccuparcene. In tal senso, il Palotti avrebbe attirato la nostra attenzione sul rischio di essere concentrati solo sui nostri bisogni. Vedere qualcuno che sta male è molto spiacevole, ci disturba, perché non vogliamo perdere tempo a causa dei problemi degli altri. Sono questi sintomi di una società malata che cerca di costruirsi dando le spalle ai poveri. Di fronte a tanto dolore, a tante ferite, il Palotti si accorgerebbe che l'unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra opzione ci identifica con gli assalitori o coloro che passano senza simpatizzare con la sofferenza dei feriti per la strada. La parabola ci mostra iniziative per abbandonare una società di esclusione e di scarto. Per le vie di Roma, il Palotti ha trovato molti malanti, vittime dei ladri della parabola. Oggi sempre più persone sono ferite e andare in aiuto alla persona che soffre ai margini della strada non può definire solo lo stile di vita personale, ma anche il tipo di progetto economico, politico, sociale, religioso e pastorale che ci troviamo a vivere. Attenzione, no? Questa riflessione interessante della Fratellitudi. Andare incontro ai sofferenti, agli emarginati, non define solo il nostro stile di vita personale, ma anche il progetto ecclesiale, sociale, politico della nostra società. Il Palotti sarebbe consapevole
che ogni giorno dobbiamo fare una scelta. Ogni giorno siamo davanti alla scelta. Essere buon samaritani o viaggiatori indifferenti. Se guardiamo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, riconosceremo che siamo tutti o siamo stati tutti questi personaggi. Abbiamo tutti qualcosa dei feriti, degli aggressori, di coloro che si voltano indifferenti e anche del buon samaritano. Il Pallotti non mancherebbe di denunciare la negligenza sociale e politica che rende pericolose le strade in tante parti del mondo dove le controversie nazionali o internazionali lasciano tanti emarginati gettati sul ciglio della strada. La parabola inizia con gli aggressori. Abbiamo visto l'avanzare di ombre crescenti di abbandono, di violenza usata per gli interessi del potere, di accumulazione di ricchezze da una parte e di sfruttamento dall'altra. La domanda che il Pallotti ci potrebbe oggi sarebbe questa: noi lasceremo gettati in terra gli scartati per nasconderci dalla violenza? Può qualcuno di noi salvarci da solo? La parabola fissa il nostro sguardo su chi passa oltre. Questa indifferenza, frutto del disprezzo o della triste distrazione, rende i due personaggi, il sacerdote e il levita, un riflesso non meno triste di quella distanza che disprezza i feriti. Il nostro fondatore non avrebbe voluto sorvolare sul fatto che le persone che passano oltre si distinguono nella parabola per un dettaglio che non possiamo ignorare. Erano persone religiose. Ancora di più, erano consacrate a rendere il culto a Dio, un sacerdote e un levita. Questo è un forte avvertimento. Indica che il fatto di credere in Dio e adorarlo non è garanzia che si saprà vivere come Dio vuole. Salto un po' nel testo, al traduttore chiedo di andare al numero 3. La terza parte: quali sarebbero le azioni del nostro fondatore? Quali sarebbero le sue risposte a queste sfide attuali? Sarebbe l'apostolato universale. Come possiamo leggere questo apostolato universale dell'enciclica? Ci sono molte fake news. È un triste fenomeno del nostro tempo. Dobbiamo anche guardarci da un falso discorso di universalismo e fraternità. Per questo la figura di Pallotti propone alcuni spunti che egli considererebbe indispensabile per un vero universalismo. C'è, ad esempio, un falso universalismo di chi ha bisogno di viaggiare costantemente perché non sopporta né ama le persone. Questo non è vero universalismo. Coloro che guardano alla propria gente con disprezzo stabiliscono nella società categorie di prima e seconda classe, persone con più o meno dignità e diritti. Questo non è vero universalismo. C'è anche un universalismo autoritario, astratto, dettato o pianificato da alcuni e presentato come un presunto ideale allo scopo di omogeneizzare, dominare e depredare. C'è un modello di globalizzazione che mira consapevolmente a una uniformità unidimensionale e cerca di eliminare tutte le differenze e le tradizioni in una superficiale ricerca di unità. Sono esempi di falsi universalismi. Il Pallotti è
Il Palotti sarebbe, l'universalismo secondo Palotti sarebbe molto diverso. Così indico alcuni punti interessanti. Prima di tutto, l'universalismo dovrebbe crescere sempre di più, sempre più. L'essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa, né può trovare la sua pienezza se non nel dono sincero di se stesso. Non posso ridurre la mia vita a una relazione con un piccolo gruppo, nemmeno la mia stessa famiglia, perché è impossibile comprendermi senza una rete più ampia di relazioni, e non solo quelle del momento presente, ma anche le relazioni degli anni precedenti che mi hanno configurato per tutta la vita. La mia relazione con una persona a cui tengo molto, non può ignorare che questa persona non vive solo per la sua relazione con me, né io vivo solo per relazionarmi con lui. Il nostro rapporto, se è sano e autentico, ci apre agli altri che ci fanno crescere e arricchire. Questo è il primo elemento importante, la relazione personale. La relazione personale è molto calda, occhio nell'occhio, no? È personale, né? Crea vincoli di amicizia, ma questo vincolo personale deve essere aperto all'universalismo. L'altro è una rete di relazioni molto più ricca di quello che posso vedere allo primo sguardo. Lettera B. L'universalismo richiede inclusione. L'inclusione è il processo che ci fa tornare quello che già siamo come esseri umani, fratelli tra noi. La fratellanza universale è un dono, ma è anche una responsabilità. Pertanto non è sufficiente affermare astrattamente che tutti gli esseri umani sono uguali. Per includere abbiamo bisogno di coltivare consapevolmente sul piano pedagogico la fraternità. Occorre una volontà politica orientata alla fraternità, che si traduce in educazione ai valori della fraternità, in dialogo, scoperta della reciprocità e arricchimento reciproco. Un altro punto importante dell'universalismo: promuovere il vero bene delle persone. Ogni essere umano ha il diritto di vivere con dignità e di svilupparsi pienamente. In nessun paese può negargli questo diritto fondamentale. Tutti ne hanno anche quelli che non sono molto efficienti, perché ai nati o cresciuti con dei limiti. Quando non si salvaguarda questo principio elementare, non c'è futuro per la fraternità né per l'umanità. Salto un po' nel testo, devo saltare alcuni punti. Lettera F. Come le religioni dovrebbero essere un servizio di pace? I credenti hanno anche bisogno di trovare spazi per dialogare e agire insieme per il bene comune e per la promozione dei più poveri. Non si tratta di nascondere le nostre convinzioni che ci appassionano affinché si possa dialogare. Esattamente il contrario. Quanto più profonda, solida e ricca è un'identità religiosa, tanto più arricchisce gli altri con il suo specifico contributo. La verità è che la violenza non trova nessun fondamento nelle convinzioni religiose fondamentali, ma solo nelle sue distorsioni. Il culto sincero e umile porta a Dio, non a discriminazione
odio e violenza. Esso richiama al rispetto per la sacralità della vita, per la dignità e la libertà degli altri e ad un sollecito impegno per il benessere di tutti. Il terrorismo che minaccia la sicurezza delle persone, diffondendo panico, terrore e pessimismo, non è dovuto alla religione. I terroristi sfruttano le religioni. Il terrorismo è il risultato della deviazione dagli insegnamenti religiosi, dell'uso politico delle religioni o anche delle interpretazioni di gruppi di uomini che abusano dell'influenza del sentimento religioso sulle persone. Concludo queste riflessioni con la citazione del programma della conclusione anche dell'enciclica Fratelli Tutti. Il Pallotti insisteva sempre sull'importanza di pregare ininterrottamente, dopo aver fatto tutto, che ci fosse al più presto un solo gregge ed un solo pastore. Anche in questo senso, perciò, egli non mancherebbe di sottoscrivere il programma delineato dall'enciclica Fratelli Tutti. In nome di Dio, che ha creato gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nelle dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. In nome dell'innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità, e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l'umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi, di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie, dei deboli, di quanto vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distrazioni, delle rovine e delle guerre. In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. In nome della libertà che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli liberi e distinguendoli con essa. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome di tutte le persone di buona volontà presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione comune come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Tante grazie. Grazie, Monsignor Giulio, questa condivisione bellissima, no? Sulla enciclica Fratelli Tutti. Abbiamo ancora alcuni minuti. Se qualche partecipante vuole fare una domanda, può fare attraverso il chat, no? Che abbiamo qui.
Noi siamo riuniti qui circa 80 persone, no? Da tutte le parti del mondo, e per noi è una grande soddisfazione, no? Un momento molto bello di condividere il nostro carisma. Monsignor Giulio ha svolto la sua condivisione della sua conferenza facendo prima di tutto un'analisi sulla realtà, no? Conforme è lì nella enciclica Fratelli Tutti, chiamando sempre a leggere la enciclica in se stessa, no? Che è molto bella, no? E dopo le parole del Pallotti, quali sarebbero, no? le parole del Pallotti per un mondo chiuso e diviso? In questo senso, un aspetto interessante, io particolarmente, Monsignor Giulio, quando la prima volta in cui ho preso la enciclica, ho letto il titolo della enciclica, subito mi è venuto questo collegamento con il nostro carisma. Perché possiamo riconoscere in tutto il mondo della famiglia Pallottina, i Pallottini quando sono insieme, laici, suori, noi sacerdoti, fratelli, una parola che spesso si sente è tutti. Tutti. È impressionante, no? Tutti sono chiamati, tutti sono apostoli, no? Tutti siamo discepoli, a causa specialmente dell'antropologia pallottina, no? Che viene dalla creazione evidente, no? Tutti siamo chiamati. E quando ho letto la prima volta, ho preso la enciclica, il titolo già mi ha fatto attenzione, no? Giustamente perché è un profondo collegamento con il carisma, quello che ha desiderato San Vincenzo Pallotti, no? Dopo, Monsignor Giulio ha parlato su questa universalità, no? Che richiede sempre una inclusione, anche la sua esperienza, no? Anche viaggiando, no? Per diverse parti, la situazione molto particolare anche in Brasile, con la conferenza episcopale brasiliana e anche la campagna della fraternità, che è una campagna che si svolge su un tema sociale, specialmente durante il tempo della quaresima. E il coinvolgimento di tutte le religioni con questa necessaria inclusione, questa universalità della persona umana. Bene, è con noi anche inviato un saluto i nostri seminari, specialmente il noviziato, il seminario internazionale, no? Loro anche sono collegati, abbiamo ricevuto anche verso WhatsApp, ho ricevuto diverse manifestazioni, Padre Rodolfo anche in Argentina, altri lì in Brasile anche, qui dall'Italia. Abbiamo ricevuto anche alcune manifestazioni, vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione. No? Non mi sembra che ci sono qui le domande. Sì, abbiamo qui Suor Stella, no? Suor Stella, grazie. Meraviglioso è dire poco, no? Oggi ho visto il nostro carisma con orizzonte universale. Grazie, San Vincenzo Pallotti ci dà un nuovo slancio apostolico, un nuovo slancio apostolico. No? Monsignor Giulio, una domanda di Suor Stella. Sarebbe la unione oggi per lei, no? Come sarebbe la unione oggi, il carisma, la testimonianza del carisma pallottino? Beh, posso parlare? Certo. Beh, per me è molto difficile di dare una risposta in modo, come si dice, pratico, nel senso di dobbiamo fare così, no? di dare i passi concreti. Ma penso che il carisma pallottino in questo senso può essere un'ispirazione, un motore interiore alle persone, di saper collegare il personale e l'universale.
Noi sempre pensiamo che universale e personale siano cose contraddittorie. Se è personale non può essere universale, se è universale non può essere personale. Il carisma palotino e anche nell'enciclica Fratelli Tutti, questa contraddizione non ha posto, non ha luogo. No? Se è personale, se è veramente personale, è anche universale. E se è universale, deve essere anche personale. L'unione dell'apostolato cattolico ha questo senso personale, di conoscere le persone, di collaborare, di far cooperare persone concrete. Io conosco i miei collaboratori, io amo quelli che collaborano a una opera apostolica. Conosco il suo nome, il suo cognome, conosco la sua famiglia, anche i suoi difetti, no? E questo vincolo personale non è chiuso, non è una, no, il rapporto personale non è chiuso in se stesso, ma ha anche una dimensione universale che include anche tutti gli altri. La carità è personale e universale, è personale e anche politica, no? Aiutare una persona a attraversare il fiume è carità personale, ma costruire le ponti è una carità efficace, necessaria, è una carità politica. No? Fa parte della nostra unione dell'apostolato cattolico. Questo collegamento, questa sintesi tra il personale e l'universale. Penso che questo contraddistingue anche il carisma palotino, il modo di vivere concretamente la fraternità e l'apostolato universale. Bene. Grazie, Monsignor Giulio. Monsignor Giulio oggi completa 4 anni come arcivescovo di Sorocaba. Tra un po' deve iniziare la Santa Messa di ringraziamento, no? Lì nella cattedrale, quindi il nostro tempo, anche a causa del suo orario, dobbiamo già concludere questo momento formativo. Ma alla fine io vorrei anche... Io vi mostro anche la mia cattedrale, la cattedrale più bella del mondo, la cattedrale della Madonna del ponte, no? Madonna del ponte, così possiate vedere un po' com'è la nostra cattedrale. Grazie, Monsignor Giulio. Abbiamo avuto qualche problema con la traduzione in portoghese, ma dopo mi sembra che è andato bene, no? Abbiamo qui alcune manifestazioni dalla conferenza dei religiosi del Brasile, Renato, anche padre Derry Murphy, Donatella, no? Presidente della Unione, grazie, Giuliana Guazzelli e tanti altri, Bevenu Shamatsu, e anche abbiamo altre manifestazioni qua, no? Vi ringrazio per la partecipazione, Michele Ruggero, e Fernando Gonzalez, Suor Lili e tanti altri. Bene? Grazie mille. E come ho detto, no? A causa dell'orario di Monsignor Giulio, che deve già cominciare la Santa Messa lì nella sua cattedrale, un augurio speciale, Monsignor Giulio, per questo tempo, no? 4 anni come arcivescovo di Sorocaba. E per concludere, no? Io chiedo al Padre Generale, no? Di fare una parola di ringraziamento e anche una preghiera, e possiamo concludere questo momento di formazione. Il prossimo incontro sarà 18 marzo sul San Giuseppe e San Vincenzo Palotti. Ah, Padre Generale, scusami. Grazie di cuore ai nostri traduttori, no? Non possiamo mai dimenticare, no? I nostri traduttori, Padre Ruben, Padre Pietro, Antonio Mozinho, Suor Maria Landsberger,
anche padre Romualdo, suor Rini, e anche un saluto, un ringraziamento specialmente a Serenella e a Quinzè, i nostri collaboratori qui nella Casa Generalizia. La conferenza sarà pubblicata sul sito dell'Istituto Pallotti, il video e il testo sulla rivista Apostolato Universale. Bene? Padre Jacob, prego. È spento, padre Jacob, l'audio? Monsignor Giulio, da tutti noi, da tutti i membri della famiglia Pallottini, facciamo auguri per il 4 anniversario della sua ordinazione come vescovile, come arcivescovo. Io dico solo che abbiamo un grande Papa, io personalmente amo, apprezzo molto Papa Francesco, perché Papa Francesco vive il Vangelo, secondo me. Anche la sua grande vicinanza ai fratelli e sorelle, la sensibilità sociale incredibile. Questo non è soltanto un socialismo, un'ideologia, ma una cosa evangelica, mettendo Cristo proprio al centro. Allora, grazie per questa condivisione, anche Monsignor Giulio, tu sei un grande pastore, molto vicino al popolo. Tanti auguri e chiedo una benedizione per tutti noi della nostra famiglia Pallottini. Monsignor Giulio, prego, può darci la sua benedizione? Adesso, perché signor... sempre padre generale chiude, ma come abbiamo un vescovo. Bene, io vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione, spero di poter, di aver aiutato. Purtroppo devo uscire immediatamente perché c'è la messa adesso, in questo momento sono già in ritardo. Ho avuto un po' di confusione con l'orario, no? Ma siamo riusciti a finire bene. Il Signore sia con voi. Col tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Monsignor Giulio, buona messa. Grazie. È stato una grande felicità di vedervi, anche se molto rapidamente. Grazie mille, grazie a tutti i nostri partecipanti e tutti quelli che hanno collaborato per questo momento. Até la prossima, se Dio vuole. Bene, ciao, ciao. Grazie, Padre Nielsen. Grazie, Padre Jacob.